Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Oggi parliamo di nuovo di Samsung Gear Fit. Perché? Perché il bracciale Gear Fit lo abbiamo già recensito, ma oggi, nel giorno dell'uscita di S5, qualcosa è cambiato. Forse l'avete già intuito appena ho premuto quasi per abitudine il tasto sul Gear Fit. Ecco qua, l'avete visto, ora è svelato del tutto. C'è stato un aggiornamento che ne ha cambiato in modo importante il funzionamento. Non sono state aggiunte novità dal punto di vista funzioni nuove, dal punto di vista software, come magari è successo con il Gear 2 Neo, però c'è comunque, appunto, avete visto un cambio di interfaccia importante. È cambiata anche l'applicazione di Gear Fit Manager. Cosa è cambiato? È cambiato questo menu, oltre a sfondi ed orologi, che però volevo farvi vedere, insomma, rimangono gli stessi dal punto di vista degli orologi. Abbiamo intanto tanti stili in più. Allora, vediamo se io riesco a passarli un po' in rassegna. Faccio una cosa, scusa, eccoli qua, ok. Allora, io li passo in rassegna così voi ve li guardate. Noterete subito che esistono, li sta scaricando volta a volta. Esistono degli orologi come questo che sono pensati soltanto in questo verso. Ne avevo provati solo alcuni e non mi ero messo a scaricarli tutti, non avevo ragionato che poi vi sareste dovuti sorbire tutta questa attesa, ma insomma, secondo me vale la pena anche giusto per vedere di cosa si tratta. Alcuni veramente belli, devo dire. Ok, e infine l'ultimo che è questo. Quindi tanti nuovi orologi aggiuntivi, oltre a quelli, questi sono quelli che non consentono di variare l'inclinazione e che quindi sono o solo in un verso o solo in un altro, mentre quelli standard di Samsung adesso permettono di variare il layout. Tra le altre cose, se andiamo qui appunto nel layout, possiamo cambiare l'ordine, diciamo, delle cose. Possiamo quindi, vedete, riordinare e mettere il controller, per esempio, prima dell'allenamento. Premo su fatto e le notifiche vengono trasferite sul nostro Gear Fit. Quindi adesso vado indietro. Non è cambiato molto qua dentro. Ecco qua. Lo faccio vedere. Non è collegato al Gear via Bluetooth. Ma no, veramente lo è. Ok. E quindi passando a questo, vi volevo mostrare come, allora, impostazioni, qui vi sia questa nuova voce sotto schermo che è rotazione schermo, il resto è rimasto praticamente indifferente, è rimasto identico. Vi ho detto tra l'altro, vi ho detto un errore, quello che volevo dire all'inizio, che non c'erano nuove funzioni software, in realtà una ce n'era. Questa funzione software è quella del riposo, quindi adesso è possibile tenere traccia del riposo premendo qua sopra. Ce la possiamo fare. Ok, in pratica diamo il via e lui ci tiene traccia del nostro sonno. Quello che volevo ancora farvi vedere sono le notifiche. Allora, vi faccio vedere una notifica di Android World con questa visualizzazione, ecco qua, poi torno indietro, vado in schermo, cambio la rotazione, ecco qua, torno nelle notifiche, mi sono ancora un po' perso in questo orientamento, e vi faccio vedere la notifica di Android World. Ecco qua, secondo me, allora il font è più piccolo, secondo me è accettabile, pensavo che sarebbe stato peggio in tutta onestà. Pensavo che sarebbe stato un risultato più drammatico pensando alla dimensione del font. Qualcosa è cambiato in questo Gear Fit. Intanto è diventato realmente utilizzabile. Forse avrebbero dovuto implementare questa cosa fin dal giorno 1. Ufficialmente in Italia comunque l'aggiornamento è arrivato oggi, quindi pochi giorni di ritardo. Però è stata aggiunta una funzione interessante che rende nel complesso lo smartphone più utilizzabile, e in più è stata aggiunta anche la funzione di riposo. Per questa, diciamo, recensione aggiornata rapida, andatevi a vedere quella completa per sapere cosa potete fare con questo Gear Fit. È tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.